Io personalmente ho i figli che si trovano in una regione o in una provincia, meglio, considerata forse all'avanguardia da questo punto di vista, il Trentino Alto Adige, precisamente la provincia di Trento, dove quando io mi ritrovo dai miei figli devo stare attento anche a dove buttare un pezzettino di carta, perché hanno tutto però. Voglio dire, i risultati si vedono, le tasse a costo si può dire molto limitate per le famiglie, la pulizia e anche il riciclaggio che poi sottende questo aspetto della differenziata in se stessa. Scusate che io non mi sono presentato, la dottoressa Anastasia. E cosa significa questo? Significa che se ognuno di noi si rende responsabile di un certo atteggiamento nei confronti dei rifiuti, nei confronti della convivenza civile, e i figli possono essere promotori verso le proprie famiglie, verso i genitori, a considerarli come promotori del distinguo dei rifiuti che giornalmente in ogni famiglia si producono. Io credo che tra non molto si possa pensare anche, d'accordo con l'amministrazione comunale, quindi cittadini, scuola e amministrazione comunale, perché senza gli uni non ci sono gli altri e viceversa, si possa pensare di iniziarla già dalla scuola, questo aspetto della differenziata, dove i ragazzi, insieme ai docenti, perché sono loro che operano poi sul campo effettivamente, si possa pensare di iniziare con, attraverso anche la vostra esperienza, i vostri consigli, eccetera, a dare inizio a questo aspetto formativo e anche economico, da un certo punto di vista, perché lo sapete benissimo che attraverso queste organizzazioni di raccolta i costi si abbassano. I ragazzini, anche voi, lì dentro potreste essere anche dei promotori, non è che non lo siate. È questione che bisogna rendersi conto di cosa stiamo parlando. Me ne hanno parlato i docenti in questi giorni di questa iniziativa? Sì o no? No? Allora, inizieremo da oggi. Inizieremo da oggi, se non me ne hanno parlato prima. Ma in ogni caso è una condizione imprescindibile quella di puntare sulla differenziata. Io ci credo perché ho potuto constatare i benefici di questo aspetto della raccolta dei rifiuti e sono utili per la nostra salute in primis, ma sono utili anche a livello economico per le famiglie, perché c'è un abbassamento abbastanza consistente dei costi, oltre al fatto che con il riciclo poi si possono ottenere tante altre cose. Per cui io non mi dilungo molto, ci saranno gli esperti che vi spiegheranno meglio la differenziata e passo la parola al sindaco del comune di Rogoli, il dottore Zavettieri. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Presidente. La disponibilità che i ragazzi oggi affrontano questo argomento della differenziata, ringrazio gli insegnanti che loro sono gli operatori della scuola, per cui l'informazione ai ragazzi che poi veicolano attraverso la famiglia a poter fare una differenziata come si deve, perché fare la differenziata oggi è importantissimo. Noi come comune di Rovuti abbiamo condiviso il discorso di associarsi con altri comuni, perché se il singolo comune di Rovudi la fa e gli altri comuni limitrofi, come Melito, come altri, non fanno la differenziata, siamo penalizzati noi, perché poi un cittadino di Melito, io lo dico con molta passa chiarezza, passa e già lo vediamo oggi che ci porta qui vicino, passa per comodità, voglio dire, a lasciare l'indifferenziata dovuta. Siamo d'accordo. Così noi, come cittadini, voglio dire, facendo la differenziata, abbiamo anche
un abbattimento dei costi, che è fondamentale. Il riciclo della carta, della plastica, a noi ci porta anche un utile, se vogliamo ragionare in termini così economici pure, certo. È un comune, voglio dire, piccolo come il nostro, ha bisogno di questo, perché i fondi non ci sono, sono scarsi. Io intanto voglio ringraziare l'assessore Modaffari che ha seguito la predisposizione assieme all'ASAD che hanno predisposto e adesso ci spiegheranno al meglio come viene fatta, perché adesso partiamo, però poi piano piano dobbiamo informare e seguire anche le famiglie, perché non è solo dice sì partiamo, non c'è però bisogno, dobbiamo seguirli, perché e dare degli incentivi a coloro che fanno la differenziata, perché noi individuando quelle famiglie che non fanno, perché noi le individuiamo, poi creeremo quei meccanismi che sappiamo la famiglia che non fa la differenza o che non la fa correttamente. Per cui poi, se non permettermi una battuta, certo. A Trento l'incentivo non c'è, perché ormai è consolidato il discorso, c'è la penalizzazione per chi sbaglia i sacchetti. Sì, ma sempre, ecco, per dire a che punto sono. Chi non la fa, che sbaglia, certo, ecco. Sarà penalizzato. Per cui pagherà di più rispetto a, dico io. Fanno le multe istantanee. Oltre le multe istantanee, perché verificano quando vanno. Sì, esatto. Con, c'è nome e cognome. Ogni busta la famiglia che lo vede. Esatto. Noi sicuramente arriveremo a questo. Comunque non vogliamo noi penalizzare, non è il nostro obiettivo penalizzare, che loro sono oltre in questo senso. Il nostro obiettivo è intanto informare le famiglie e seguire correttamente. Questo è il nostro obiettivo. Va bene, grazie. Grazie a te, sindaco. E qua Maria Manti ce la troviamo ovunque, in tutte le iniziative che la scuola propone. Assessore, prego. Niente, io dopo tutto quello che avete detto voi mi rimane poco da dire. Voglio ringraziare ovviamente anch'io il dirigente per la disponibilità, i prof che si sono adoperati per questa giornata secondo me importantissima. Perché si informano i ragazzi, si informano e quindi sono portavoce poi della famiglia, perché vanno a casa e quello che raccomando a tutti, andare a casa e farsi portavoce, cioè dire quello che, come effettivamente viene fatta la differenziata, perché poi i genitori possono anche così essere superficiali nel fare il tutto, magari voi potete essere quelli che vi incitate a fare il servizio veramente ottimo. Io niente, devo dire che l'intenzione del comune in base ai programmi è che entro il 15-20, là se devo dare conferma, entro il 15-20 di giugno dovremmo partire con questo servizio. Quindi speriamo che riusciamo come amministrazione effettivamente a dare poi un abbassamento del costo e la gente che speriamo che funzioni e che arriviamo qui ad avere un 20-30% di raccolta differenziata, perché se non arriviamo a questo obiettivo, come dicevo prima, magari siamo un po' giù come media, diciamo. Io credo che c'è una domanda. Se superiamo il 25-30 vediamo di essere. Alcuni alunni sono stati fuori con noi, si sono potuti rendere conto anche della fonte, vero o no? Di alcuni aspetti della vita giornaliera delle altre zone che abbiamo visitato il centro. È piacevole per tutti, ma dice pulizia che vogliamo tutti certo. Verranno a vedere quelli che erano proprio tutti gli assoli della strada, che non ci sarà più il paese, poi diventa più bello, più pulito, anche con un aspetto diverso, quindi diciamo che adesso tocca a noi, noi avanti, tocca a noi mantenere e cercare di fare. Grazie. Hanno fatto una bella esperienza sia con il gemellaggio in Trentino che come viaggio per le zone nazionali, e l'esperienza bella è stata le scuole, vero o no signora? Quindi sono delle esperienze di vita.
dita che rimarranno indelebili per loro, perché hanno avuto la fortuna di partecipare a queste iniziative. Noi certamente no, voi potreste farcela, ma io sicuramente non ce l'avrò più questo, ma è stata un'esperienza magnifica veramente sotto tutti i punti di vista. E l'altra sera noi abbiamo proposto proprio questo viaggio annuale per l'iniziativa della scuola nella manifestazione finale che si è tenuta presso la sede di Mente. È stata un'esperienza, credo, che ci ha portato anche a conoscere le differenziate, tra virgolette, e le nostre realtà. Lì c'è un senso civico abbastanza consolidato e forte. Noi ancora non abbiamo recepito il senso dell'appartenenza come collettività, e ognuno di noi ha dei diritti e dei doveri. Ai diritti corrispondono i relativi doveri, e avere rispetto della natura, avere rispetto di se stessi è fondamentale. Questo è quello che noi dovremmo tendere come scuola, come famiglia, come amministrazione locale, come enti locali, insomma, come territorio. Va bene? Prego. Allora, io mi presento, mi auto. Allora, io sono Salvatore Perluci e sono il responsabile della comunicazione di ASIP SRL, che è la ditta che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti per il vostro comune, per il comune di Montebello e per il comune di Roma. Allora, poi sentivo più o meno alcuni bambini dicevano di notte, sì, avete parlato, mi ha detto l'assessore a scuola di raccolta. Il mio compito adesso è di un po' più tecnico, di spiegarvi con varie metodologie come verrà effettuata la raccolta differenziata a lui. Allora, qui davanti vedete dei sacchetti collati. Questa è già la prima novità, la novità più importante. Adesso, dentro le vostre case, entreranno questi sacchetti per fare la raccolta dei rifiuti. Verrà abbandonato la classica metodologia che noi chiamiamo tal quale, tutti i rifiuti del sacco nero, e si introdurranno rifiuti di diverso colore per le varie frazioni mercenarie. Che cosa avremo? Avremo un sacco di colore blu per la raccolta del multimateriale. Per multimateriale noi intendiamo la raccolta nello stesso sacco degli imballaggi in plastica e in alluminio. Faccio un esempio, la bottiglia in plastica o la lettiera d'alluminio verranno conferite in un sacco di colore blu. Poi volete che abbassiamo le serrate? Le abbassiamo quando proiettiamo un video. Poi avremo l'inserimento di un sacco di colore bianco. Sacco di colore bianco, secondo voi, per quale frazione? Per quale la carta, perfetto. Gli imballaggi, il carta e il cartone, per essere precisi. Qua abbiamo un sacco di colore verde, il vetro, per gli imballaggi in vetro, e un sacco di colore grigio, che è questo qui, per la raccolta del cosiddetto indifferenziato. L'indifferenziato è il rifiuto, praticamente il rifiuto secco non recuperabile, che ancora oggi non è possibile recuperare. Quindi tutti i rifiuti che non andranno gli altri sacchi verranno conferiti nel sacco grigio dell'indifferenziato. Ci sarà un quinto sacco, che qui non c'è, non è a nostra disposizione, e che è quello per l'organico, per i rifiuti, gli scarti del cibo, che sarà un sacco in materiale compostabile. Che cosa significa compostabile? Un sacco che può essere riciclato insieme col cibo e può essere mandato in discarica oppure agli impianti di smaltimento. Questa è la nuova metodologia, la cosiddetta raccolta differenziata porta a porta. Inizieremo nel più breve tempo possibile. Oggi chiudiamo il cerchio di informazione pubblica che abbiamo iniziato sabato scorso in piazza per l'informazione a tutte le famiglie. Oggi non vediamo più nessuno. Adesso continuo il mio intervento facendovi vedere un video che parla di raccolta differenziata. Possiamo passare le. Dopo questo video procederemo con una dimostrazione pratica di differenziazione. Il video dura 6 minuti e parla della raccolta differenziata e delle possibilità della regione.
suo titolo è No al rifiuto, io riciclo, è un video che abbiamo realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte e con Acqua Calabria per i laghi. Quali bottiglie e flaconi, film plastici, altri invalidi. Nella fila centrale abbiamo altri materiali riciclabili, come vetro, metalli ferrosi e alluminio. Nella penultima fila troviamo la frazione organica composta da scarti di cucina, frazioni di erbe, legno, tutti recuperabili. Nell'ultima fila ci sono materiali che di norma non sono oggetto di raccolta differenziata, tra cui pannolini, plastica non in ballo e inerti. Facciamo ora molta attenzione. Vediamo cosa accadrebbe al nostro mucchio di rifiuti indifferenziati se separassimo correttamente tutti i materiali.
differenza. Questi tipi di imballaggi, oltre a quelli di legno, di rae, i
possibilità di smaltirli in questo centro che si chiama Isole Polonico, centro di raccolta comunale. Per il comune di Rudi non è disponibile, quindi ci sarà sempre, anche per il comunale e gli altri rifiuti che devono avere elettrodomestici e mobili, un ritiro a domicilio, sempre dopo la chiamata dell'utente, per dare un codice di prenotazione, passare a domicilio, che tireremo direttamente sotto casa del rifiuto. Questi sono rifiuti, venuta già fuori la scritta, non recuperabili. Perché non sono recuperabili? Allora qui abbiamo della carta unta di cibo. La carta unta del cibo non può essere buttata nella carta, non può essere buttata nell'organico, perché non può rovinerebbe la raccolta differenziata e noi non rovineremmo il rifiuto. La carta unta del cibo va conferita nell'indifferenziata. E ora qui non riesco più a capire che cosa sia, perché ho sgranato, mi ricordo a mente che c'era della carta unta, c'è un piattino in ceramica, sotto un piattino della tazzina. La ceramica non può essere buttata in questi sacchi, va conferita nell'indifferenziato, piccoli pezzi di ceramica, per vasi o pezzi di volumi più grandi, rientrano sempre in quei servizi a domicilio. Andiamo avanti. Ridurre l'imballaggio. Vedete qui? Lui è una scatola in carbone.
problema che i rifiuti escono dai nostri sacchi, noi dobbiamo usare più sacchi, perché poi il giro di raccolta, teoricamente, diciamo, quando noi raccogliamo, raccogliamo un sacco per volta, in base al calendario che poi definiamo l'amministrazione comunale. Quindi riducendo il volume, noi ci garantiamo che i nostri rifiuti entrano tutti dentro un sacco. Poi, data la mano a noi, è più semplice per noi ridurli e compattarli in palle che poi vengono mandate ai vari impianti, alle cartiere, per essere riciclati. Quindi questa è un'altra cosa importantissima nella raccolta differenziata. Prima ancora si è visto un bambino sulla, messo una bottiglia sulla sedia e si è scappato di sopra, perché ha ridotto il volume di quell'imballaggio. Questi due concetti, di riduzione del volume e di imballaggio, sono importantissimi per fare una buona raccolta differenziata, perché come diceva il sindaco, non è soltanto importante fare la raccolta differenziata, ma è farla bene, perché se viene fatta bene il comune ha le sue priorità e le vostre famiglie hanno a cascata la riduzione delle tasse e quindi i soldi che hanno in più dalla riduzione delle tasse li potrebbero spendere pure per voi. Quindi diciamo, torna anche al vostro vantaggio fare bene la raccolta differenziata. Adesso il video è così concluso. Spero che sia stato interessante. Adesso se alziamo una persona, facciamo quello che abbiamo fatto prima. Allora io ho usato un sacco di materiali. Adesso facciamo una prova di realizzazione dei materiali insieme con voi. Io tiro fuori dal sacco un materiale e voi insieme cercate di farvi dire correttamente dove, in quale di questi mastelli. Questi sono i mastelli che vengono utilizzati in altri comuni, per comuni dei comuni e per i sacchetti, e vediamo dove possono essere buttati, conferiti. Questa che cos'è? Una bottiglia in plastica. Dove la andiamo a buttare? Che è del Mulchi? Questa è la bottiglia che vi dicevo prima, riduciamo un pallo e lo buttiamo in ultima del tempo. Poi, vediamo questo. Che cos'è? Dove va? Dove lo butteremo il polistirolo? Non nella gabbia? Nel sacco grigio. Ah, perché tanto non nessuno mi dà voglia. Non è nel sacco grigio? Stiamo andando a... Marrone? Ma marrone? Quinto... No? Non recupera. Quello? Blu, bravissimo. Perché va conferito nel colore blu? Il polistirolo è un derivato della plastica fondamentalmente, quindi è sempre un imballo, perché questo qui, considerate che era all'interno di una confezione che conteneva un televisore, quindi all'interno di al suo interno c'era qualcosa, okay? Quindi è sempre un imballaggio e va costruito nel mastello. Poi, molto semplice, questo lo leggiamo spesso, è un quotidiano, però mi potreste dire: il quotidiano è un imballaggio, qualcuno mi potrebbe dire. Non è un imballaggio. Allora, io vi spiego, vi faccio la domanda, vi do la risposta, che diciamo, ci sono diversi settori delle nostre economie, tra cui gli editori e gli stampi e giornali, prendendo degli accordi con Comieco, che è il consorzio che gestisce il riciclo di tutti i materiali da recupero, diciamo, pagando delle tariffe, è entrato anche lui all'interno del consorzio per il riciclo della carta, che è quindi anche la carta dei giornali, dei quaderni che utilizzate spesso, anche quella può essere conferita nel mastello bianco della carta. Questo. Allora, dove abbiamo detto che dobbiamo mettere? Ok, che dobbiamo fare? Compattiamo e lo buttiamo sempre nel poi, allora. Ok? Questo. Allora, bene, però su questo ho provato un altro discorso. La bottiglia del succo di frutta è composta da un tappo metallico di plastica e del vetro. Il vetro va nel vetro. Il tappo se è di metallo dove va? Dove va? Nel multimateriale. È quella, è l'altra cosa, l'altra parte. Che si fa con quella? Questa qua si dovrebbe sempre dove? È molto semplice con le pellicole. Con la carta è più
però mettendola sotto l'acqua calda la carta non la va bene, va a appiccicare la colla, ma va via la carta, la colla non è un problema, il problema è la carta, però si dovrebbe non si dovrebbe sempre è molto semplice, ma con le etichette in plastica che si strappano e in passato le cose le dicevano che le bottiglie schiacciate consentivano malamente il riciclaggio, no, una volta di corrido fa, ma i materiali non ci parlava questa cosa, dice non schiacciate le bottiglie perché non possono avere il riciclaggio. Va bene, quindi la differenza, la cosa di differenziazione è andata bene. Va bene? No, già in giro nel nostro impianto. Va benissimo, allora tutto chiaro. Inizia a essere più chiaro il concetto di raccolta differenziata. È importante capire bene i colori e le frazioni archeologiche, i rifiuti da conferire nei vari stati. Quando avvieremo il servizio di raccolta, noi insieme all'attrezzatura vi forniremo del materiale informativo, un piccolo elenco, un elenco alfabetico di possibili rifiuti che voi potete produrre a casa, e accanto ad ogni rifiuto ci sarà un bonino col colore del sacchetto in cui va conferito. Così nel primo momento, nei primi mesi, se ci sono dei dubbi, si dovrà andare a fare sempre riferimento a questo elenco per non incorrere in sanzioni, come diceva il sindaco, o in non rifiuti, i rifiuti non conformi, perché contengono all'interno dei rifiuti che non potrebbero contenere. Ok, allora ragazzi, io finisco facendo vedere un altro video di due minuti, è un cartone animato che ho portato essenzialmente nei più piccoli che avevamo pensato di fare prima in due momenti separati, poi vediamo riuniti. Ed è un cartone animato molto breve sul concetto di imballaggio. Ok? Vi lascio un augurio, buona differenziata a tutti.
Niente, vi ringrazio per l'attenzione, siete stati bravissimi, vi ringrazio Noemi a nome dell'amministratore comunitario.